La siccità che dura da 3 anni, gli animali che muoiono, 8 milioni e mezzo di persone affamate. In Etiopia l'allarme è rosso. Mi chiamo Fatima, ho 25 anni e 6 figli. Mio marito è un pastore, racconta questa donna. Aggiunge che aveva 53 bovini, poi ne sono morti 43 per via della siccità prolungata. La sua è una storia tipo. Il Programma Alimentare Mondiale nella regione sud-orientale dell'Etiopia nutre mediamente 3 milioni e 300 mila persone al giorno, ma non basta. Gli inviati delle Nazioni Unite in missione nell'area chiedono che si esca dall'ottica dei progetti per tamponare l'emergenza e si ragioni sul lungo termine. Una cosa è certa, c'è bisogno di un cambio di passo, non possiamo continuare con l'approccio dei progetti. Ci sono anche colleghi di altre ONG, va bene globalmente, però abbiamo bisogno di aumentare gli aiuti. La FAO ha chiesto 20 milioni di dollari per riuscire a raggiungere 1 milione di agricoltori e pastori con l'obiettivo di difendere i passi avanti fatti l'anno scorso, quando la situazione, a causa del Niño, era già drammatica.